Dopo aver portato a termine la missione e ottenuto il diploma... Ben fatto, ragazzo! Artù era ansioso di ritornare con Shrek a molto, molto lontano. Sì, proprio. Ok, andiamo! Nel frattempo, nelle catacombe sotto il castello, la bella addormentata era alla ricerca delle sue amiche imprigionate. Ma dai! Stavo dicendo, la bella addormentata era alla ricerca... Era alla ricerca? Ma vaffanculo però, anche tu. Era alla ricerca delle sue amiche, poiché le loro vite dipendevano da lei. Non devi per forza alzare la voce. Proprio. Esatto. Oh, era ora. Prima però ci compriamo il potenziamento. Eccolo. Dovresti qua, acquista. Oh, finalmente, e salviamo. Fiona, puoi sentirmi? Dio santo, ste scene. Devi essere vicina, presto. Presto. Il centro di detenzione. Guarda, ormai non mi sorprendo più di niente che l'oggetto super segreto te lo metto già dietro. Subito a inizio livello. Ma a parte come corre la bella addormentata. Dai, guardala. Sembra che sta scappando da qualcosa che la insegue. Qualcosa che noi non conosciamo e che non sapremo mai. Oh, ma guarda. Chi... Dio santo, Linebot. Chi l'avrebbe mai visto? Chi avrebbe mai detto che lì... c'era un albero? Ah, già che lei non carica il cerchio. È già morto? Ok, pensavo che... il mio bonus d'attacco avesse già sortito il suo effetto. Dobbiamo prendere quello del bonus alla polvere di fata. Quello sicuramente. Dobbiamo prendere il bonus. Guardalo, guardalo che scappa anche lui. Fuggono. Hanno tutti paura di me. Vabbè, a caso, totalmente. Madonna mia. Dai. Aveva più mira quando mi... Dio mio, il calcio nelle palle. Quando mi muovevo che mentre ero fermo. Cioè mentre ero fermo ho detto vabbè lo paro che tanto mi prenderà. Mi è mancato. Guarda, guarda, proviamo. Dove cazzo stai mirando? Ok, stavolta l'ha preso. A parte che sti alberi, Dio mio, mezzo moveset hanno. Dio mio. La bella addormentata ora la capisco perché l'hanno messa in una cella isolata. Ti tira i calci nelle palle, sta stronza. Allora. Tazze regalo. Infliggi 5 colpi di grazia. Trova tutte le corone. Sgranchiatore e trova tutto il cibo. Ok. Ma è perché ha fame, per quello che deve mangiare. Ok. Wow. Ecco perché la difficoltà, però. Se mantenevamo la telecamera come era prima, avevamo tutto lo spazio in qua per questa sezione. Mentre adesso che è 2D praticamente, porca troia, lo spazio si è diminuito drasticamente. Aspetta, giusto per completismo, quella moneta la voglio. Ecco. Ma se avete fatto caso, avevamo tutto lo spazio che volevamo. Potevamo benissimo passarci. Anche adesso in realtà potevo camminare. Potevo camminarci. Sono un cretino io. Sono un cretino io che gli vado addosso. E per fortuna non crepiamo, Ecco fatto. Oh, calmo. Aspetta un attimo che prima di proseguire. Si sa mai che c'era qualcosa dall'altra parte. Dio santo. Ma quanto deve pesare sta cristiana per riuscire a volare? Seriamente, cioè... A parte quanto deve essere duro quel vestito per... Aia! Quanto deve essere duro quel... Dio mio, per un attimo ho avuto paura per lui. Pensavo gli avrebbe tirato un calcio nelle palle. A parte che il gatto è ricercato e vogliono... gli danno 100 lire. Poi qua c'è il boia di Shrek 1. Com'è che si chiamava? Oh, non mi ricordo. Non mi ricordo, però... cioè, diciamo che era importante. Ah, di nuovo tu. Prendetela. Prendetela. Sono stronzo. Oh, chissà che male. Allora, calmi tutti. Aia.
Mi ha tirato un calcio nel culo. Fermi. Fermi tutti voi. È solo una ragazza. Solo una ragazza, ma vi tira i calci nelle palle questa. Occhio, eh. Ok, non riesco a prendere le monete che c'erano in zona, quindi... Oi, basta un po'. Allora, avete rotto il cazzo. Sandwich! Questo è un gioco per bambini, questo ho appena detto sandwich. Cioè... Ragazzi, siamo un attimo seri. Questo ho appena detto sandwich in un gioco per bambini. Per chi conosce il termine, sandwich non è una cosa carina da dire. Devo proprio intervenire io? A parte che questa tira i calci nelle palle, quindi io cosa mi sorprendo? Venite qui. Ecco. Ehi, calma, calma. Che se questi mi incastrano, poi il gioco... Chissà che male. Quando il gioco ti incastra, non ti lasciano più, soprattutto se sono più di due. Quando sono più di due, l'incastro è uno stallo completo. Non puoi proprio più uscirne se ti incastrano. Dio mio. Quanto siamo? Allora, tutto il cibo l'abbiamo trovato. Ci mancano 3 colpi di grazia e 2 corone. Oh, calmo. Eccolo là, è sceso alla fine. Ma era così grande anche il livello prima? Non mi sembrava così grande. Oh, calmo, calmo. Non mi sembrava che fosse così grande sto qua, È il titano colossale. Madonna mia. Ah, wow. Complimenti per la scelta di design, però vabbè. Tutti sti rumori molesti, santo Dio. Allora, lei non poteva fare il doppio salto. Il gatto era l'unico che poteva farlo, giusto? Comunque. Boccalozzo di birra, che tanto... È molto probabile che questi li abbiamo già persi. Calmi tutti. Ecco, fatto. Ehi, qui, porca. Ecco fatto. Ora si balla. Questi o ti menano o vengono solo qua per scappare. Non sia mai, non sia mai che mi aiutate. Ma scusami, qua è palese che ci sono delle cazzo di mon... Ah, aspetta, forse vuol dire che è troppo alto? Può essere? Scusami, lì c'erano delle monete. Partiamo da questo presupposto. A meno che non sia troppo alto... Ah, erano... No, scusami. Prima erano qua sopra. Com'è possibile? Guarda, non discuto le scelte di design. Ecco fatto. Tante care cose. Guarda. Va bene così. Il gatto, intanto, ricordiamolo che è ricercato per 100 lire. Ma proprio 100. Ed eccoci di nuovo qua con le guardie. Ah, ok. Non so come ci siete arrivate, ma adesso è lì che starete. Ok, questa volta la aprirò. Ah, ok. È come dire, se venerdì sera non avete nulla da fare, che ne dite di uno spettacolo di burattini? Subito, guarda. Dopo che mi hai imprigionato questi due che mi volevano menare, guarda, è il primo pensiero che ho avuto uscire con te. No, dai, cazzoni. Per una volta che era uscito il triangolo. Vieni qua. Oi, basta calci in culo. È colpa tua, È colpa tua che sei troppo lenta. Sei lenta e non riesci a fare proprio un cazzo di niente. Per quello che la gente poi ti mena. Ecco qua, appunto. Guardalo. Cioè, no, ma rimani pure lì a farti menare. A farti prendere a calci in culo, cioè. Non sia mai, Ecco fatto. Ma, scusami. Quanta gente c'è? Vabbè che è una prigione. Guarda se non devo crepare. Te, beccati questo. Menatevi fra di voi. Scusami. La gente che arriva qua è infinita? No, giusto per sapere, Vediamo se ne arrivano altri due. No, ce n'è un altro che è uscito da non si sa dove. Calcio in mezzo alle balle, giustamente. Guarda, sono infiniti. Com'è stata scriptata sta zona, scusa, per farmarti punti esperienza, che neanche li prendi, giustamente. Guarda, altri due arrivati. Ecco qua un'altra corona. Aspetta che magari
c'è un bucale di birra, c'è un'altra corona anche qui. Oh, ecco appunto. Vabbè, io rimango un attimino qua, sia mai che riesco a fare finalmente sta cosa qui dei 5 colpi di grazia. Vabbè dai, sei troppo lenta tu. Ecco fatto, ultimo colpo di grazia. Io ora me ne vado. Porca troia. Sì sì, ballate quanto volete. Io intanto mi levo dalle balle. Ma a parte quanto doveva essere importante sto boia per avere in tutta la prigione sue fotografie. Cioè va bene che era un personaggio comunque colorito nella storia del primo uscire. Che cazzone. Aia, dolore metafisico. Morto per cosa? Perché gli sono andato a schiantarmi contro. E tanti cari saluti a finire il livello senza mai morire. Ma poi per una stronzata. Vabbè, guarda, non mi lamento neanche più. Va bene così. Ma qua si scende o si muore? Non lo so, ma credo che non andremo a scoprirlo lo stesso. E sai che credo che invece bisogna scendere? No, invece no, scherzavo. È stato molto divertente il ciò. Poi è tornato il prigioniero. Ma vi coalizzate o vi menate fra di voi, scusatemi? Non siete guardie ladri? No, eh? Vedete solo una bella fanciulla e mi mettete a menarla tutti e tre. Ah, i bei tempi andati. Ah, sì. Beh, passatemi la corona. Non mi fai certo paura. Ah, sì? Fate della cioccolata calda. Una bella cioccolata calda. Penso che l'abbiamo appena bevuta, la cioccolata calda. Però i biscotti, è vero, non abbiamo mangiato i biscotti con la cioccolata. Che tristezza. Ma questa è Fiona, ma scusami, ma stava dentro un pozzo. Dicono che adesso Raperonzolo stia con Azzurro. Che sciagurata. Che sciagurata. E davano pan di zenzero. Dobbiamo salvarlo. Ma scusami, non era Pinocchio quello che non poteva mentire? Scusami, che senso ha interrogare pan di zenzero? Va bene che anche se lo minacci di buttarlo in mezzo al latte caldo, per carità, ti parla forse. E poi anche dentro la prigione di Fiona c'è sto cazzo di quadro. Vabbè, guarda. Ehi? Aprire la porta? Ma certo, mia dolce dormigliona. Sei tu, Claudio Moneta? Ehi, perché non hai usato le sbarre per scappare? Oh, ma è rivoltante! Non sono mica un cannibale! Ragazze, vabbè. Sono così contento! A parte che il modello di biscotto è l'hanno aumentato. Sembra un bambino adesso. Prima era piccolo così, adesso è un neonato. È grande quanto metà di Fiona. Ah, ecco, visto Pinocchio, appunto. Un esercito di malvagi burattini. Ma dov'è Azzurro? Che sia maledetto! È tornato al castello per preparare il suo grande spettacolo. Ma con che faccia me lo dici? Con che espressione? Giusto? Questa è narcolettica. Sì, e quindi? La adoro, ma adesso è solo d'intralcio. Pan di zenzero, tienila d'occhio. Al suo risveglio, portala fuori di qui. Ma scusami, io non so se vi ricordate Shrek 2. Pensavo di fermarmi con una porta di legno. Non so se ve lo ricordate, a parte il nano qua dentro il giardino come prigione. Comunque, io mi ricordo le espressioni di Pan di zenzero, tipo quando si è incazzato nell'ultimo livello. Ma come? Con tutte le espressioni qua. L'ha portata al castello. Dovete sbrigarvi. Porca troia. Quella. La miseria. Madonna mia, ma datemela prima, Fiona. Puttanega. È velocissima e fa un sacco di danno. Ah, la statua della... Ah, non è distruttibile. Ti fa... Ti dà sostanzialmente fatine infinite. Grazie. Bel modo di riempire tutto quanto. Venite qua. Ciao, guardo.
Tokyo Tomare. Sì, ma con che rallenti me lo stai andando a dire? Dio mio. Guarda che ce n'è un altro che sta arrivando, piano piano. Tiralo su, tirai un cazzottone. Ma posso tenere premuto? Sì, posso tenere premuto. Posso anche farlo rapido, però immagino che tenendolo premuto è un colpo praticamente quasi mortale subito. Cos'è sto audio? Cos'è sto audio terribile? Cos'è? Dio mio. Oh, calma. Allora, aspetta. Fermi tutti. Cos'è sto audio terrificante? Dammi sta fata, va? Eh sì, è proprio il livello che è una merda. Boh, vabbè, guarda. Ok. Vabbè, anche senza caricarlo, in realtà questi ci crepano con un colpo, quindi tanto vale continuare a sfruttarlo, il cerchio di Fiona. Ci siamo? Abbiamo completato tutto qui? Mi sa di sì, però diamo giusto una controllata che ci manca un boccale. E vabbè, il livello senza morire, amen, perché siamo morti per una cazzata. Quando vuole il gioco ti segna le cose come importantissime, quando non vuole invece te le segna come cazzate. Grazie. Beh, buono da sapere che adesso le cose qua della fata ti danno fate infinite. E ok, quindi... Ah, wow. Ma perché sto suono terribile? Comunque, segniamocela sulla porta direttamente, la password, scusami. Massima sicurezza. Cioè, un bambino deve essere proprio stupido per non riuscire a fare questa roba. Cioè, proprio devi essere veramente cieco. Devi essere proprio non cecato per non riuscire a finirla.